Signore e signori, buonasera, buon anno, prima trasmissione dell'anno con due personaggi che tutti voi amate, conoscete, perché sono due personaggi, a parte che sono venuti anche da noi altre volte, ma insomma, personaggi in vista, personaggi che uno nell'ambito della regione, l'onorevole Teodoro Bontempo, buonasera onorevole, Buonasera, salve. assessore. Alla casa, ai consumatori. Quindi un problemino da niente. E il consigliere della provincia di Roma, l'onorevole Marco Scotto Lavina, che Buonasera. salutiamo e ringraziamo perché in giornate di ferie come queste, vi assicuro, non è stato facile organizzare al meglio questa puntata. Noi, nel farvi gli auguri tutti insieme, cominciamo subito con delle domande per cercare sempre di restare in quelli che sono gli scopi di questa trasmissione, cioè quello di riavvicinare coloro che stanno nella stanza dei bottoni, che hanno delle responsabilità, che hanno dei compiti importanti con la base, con la gente, perché purtroppo, come vi abbiamo spesso detto, avendo ormai un sistema elettorale dove nessuno di noi può votare il suo candidato preferito, ma deve essere assoggettata a quelle che sono le scelte dei segretari di partito e quindi poi votiamo il partito, ma non sappiamo neanche se possiamo votare la persona. Quindi è un problema che speriamo che si risolva a breve, perché è un problema di cui tutti parlano, che è un problema, ma nessuno ci vuole cominciare a mettere le mani. Come mai, secondo lei, non è? Ci sono degli interessi fortissimi dietro. Ma voglio dire, il cittadino è colpevole di aver pensato che si potesse fare a meno della politica e che si potesse fare a meno dei politici, quasi che chi svolgeva, aveva svolto attività politica, si dovesse vergognare. Da lì hanno trovato forza quei progetti che servivano a cancellare la politica e dare forza al potere finanziario, al potere bancario, al potere lobbistico. Io ho fatto per 16 anni consigliere comunale di Roma e 13 al piano regolatore. Lo posso dire pubblicamente, sfido chiunque a dimostrare il contrario, non sono mai andato a cena con un imprenditore. Non perché gli imprenditori siano tutti da deprecare, da condannare, ma perché siccome ogni mattina io in commissione mi trovavo a dover decidere secondo coscienza, questo sì, questo no, questo si cambia, ritenevo un rapporto equivoco. Oggi i politici, se un imprenditore qualsiasi dell'edilizia lo invita a una sua serata, si mettono in ginocchio, in Infine. fila indiana, prendono il bigliettino, sono felici di andarci. E la gente non vede più questo come scandalo, perché voglio dire, ognuno stabilendo dei rapporti personali, noi siamo persone per bene, è ovvio che una persona se tu ci entri in confidenza ti diventa più difficile, no? Però io mi ricordo a Ostia, dove io venivo eletto con il 50% dei voti degli abitanti, avevo buon rapporti con tutti, però poi ricercavo il bene comune. Però questa storia dell'indecenza del non votare i deputati e i senatori, beh, voglio dire, insomma, io mi sembra che a lei gliel'ho detto in altre circostanze. Prendiamo i verbali di quella seduta, i verbali della Camera e del Senato, e leggiamo i nominativi di coloro che hanno votato a favore, a cominciare dall'attuale Presidente della Camera, che girava in mezzo ai banchi di AN minacciando di non rimettere in lista i parlamentari se non avessero votato la lista, la legge elettorale che ha portato a quella pessima legge. Io che ero anche in quella circostanza, ricco della mia libertà, mi mossi autonomamente, non ritirai, nonostante disposizioni al contrario, l'emendamento
per difendere la preferenza, l'unico emendamento dentro la Camera dei Deputati per la difesa della libertà del cittadino di scegliere fu quella dell'allora onorevole Buontempo, che prese 74 voti. Perché poi la coerenza, adesso con una frasetta, Veltroni mangiava pane e comunismo da bambino, una frasetta e comunismo alle nostre spalle e ha cancellato. Fini, che è passato dal Mussolini, il grande statista. Uomo statista del Novecento, è diventato il male assoluto. E via via tutti gli altri. Ora, insomma, chi rinnega Craxi oggi, sentire Amato, no? Che è stato vice segretario, stato segretario amministrativo, cioè, la gente però cosa ha fatto? Il cittadino comune ha privilegiato queste altre categorie, il trasformismo, la bugia in campagna elettorale. È ovvio che chi viene eletto non dovendo rispondere al cittadino cerca di interpretare, a volte sono 10 km prima dei loro signori e padroni, perché sa che la sua rielezione dipende da quella volontà. Non solo, ma nel caso in cui, vede, uno può essere favorevole o contrario all'alta velocità, ma che abbiano fatto fuori dal Parlamento tutti coloro che erano contrari, in qualunque partito si trovassero, e non si è elevata la voce di un cittadino a loro difesa, neppure nei loro collegi, cioè io insisto su questi argomenti, perché sennò non si capisce quello che è accaduto in Italia. Cioè, in Abruzzo io ho fatto una campagna elettorale da presidente, candidato presidente, contro i due poli, mica si scherza, da solo, contro i due poli. Berlusconi venne 8 volte in Abruzzo, i ministri stavano lì tutti i giorni, tant'è che li denunciai per abuso di atti d'ufficio perché usavano le macchine del governo, eccetera. Denunciai il candidato presidente del centrodestra per un voto di scambio, è ancora in corso l'inchiesta. Comunque feci la mia battaglia. Ovviamente io sono un uomo nato nel centrodestra, vissuto nel centrodestra, nel fronte anticomunista. Bene, i cittadini abruzzesi votarono tutti coloro che nelle tre giunte di sinistra, di centro e di destra erano finiti sotto inchiesta. Tutti. E addirittura un consigliere passato il giorno della presentazione delle liste dal centro-sinistra al centro-destra, tenga conto che a livello regionale c'è la preferenza, c'è il listino dei privilegiati, fu eletto. Allora, la società civile non è immune da peccato, la società civile deve recitare in mea culpa, così come adesso, e concludo e chiedo scusa all'amico se in questo primo intervento è stato un po' lungo, così come adesso si fa di tutta erba un fascio, ma che vergogna, ma quanti soldi prendono, ma lei lo sa, lo sanno i cittadini che un consigliere comunale o provinciale come Scotto Lavinio, consigliere comunale di Roma che controlla la CEA, la centrale del latte, l'ATAC e via via, l'ASCO Roma, Nettezza Urbana, non percepisce stipendio e ha un gettone di presenza che andandoci tutti i giorni non supera le 1500 euro. Allora la moralizzazione non si fa buttando a mare il bene e il male, si fa andando a indagare su chi spende i 500.000 euro o il milione di euro per diventare consigliere comunale di Roma, dove ha preso quei soldi. Questa è l'inchiesta vera. Allora, se si continua così, le polemiche, la religione, il vitalizio, la politica la faranno solo i Montezemolo di turno. Non puoi legare la politica al censo. Lo stipendio, quando la politica era una cosa seria, del parlamentare, era intoccabile non per privilegio, ma per assicurare la libertà della funzione, così come l'articolo 68 della Costituzione. Certo, se la degenerazione ha portato poi a far proteggere, con l'articolo che doveva proteggere la libertà del deputato, a proteggere i ladri, i farabutti, nani, ballerine, mignotte varie che hanno riempito il Parlamento,
è il cittadino che doveva reagire. Ecco perché la parola di speranza, va detto, per il nuovo anno la politica è un tesoro che il cittadino ha nel, deve riappropriarsi, perché senza la politica non c'è il futuro per i figli. Poi bisogna cambiare uomini, regole e situazioni. Grazie onorevole. Adesso sentiamo un attimo, perché essendoci un consigliere provinciale vorremmo che ci chiarisse un po', si parla di abolizione delle province, non abolizione fra un anno, tre anni, ci sono cose molto controverse, ancora non si sa poi gli attuali consiglieri provinciali, assessori e tutto, cosa si farà di loro, se saranno inseriti in altri organismi regionali e così via. Ecco, vogliamo chiarirlo questo sì, aspetto? Sì, io lo chiarirei riallacciandomi anche alle parole di Teodoro Buontempo. Io intanto voglio premettere che Teodoro Buontempo, pur a parte ora essendo un esponente di spicco di un altro partito, rimane per tutta una generazione, quella del sottoscritto, ma anche più grandi e più piccoli, ma ancora di più, un riferimento e un esempio, un modello di passione, un modello di politica sana. Quindi questo ci tengo a dirlo e a sottolinearlo. La passione e la militanza di Teodoro Buontempo rimangono oggi per noi un esempio concreto. Comunque, Teodoro diceva una cosa importante, si è cercato di fare, anche da una certa parte della stampa, ovviamente di tutta erba un fascio, le province sono state un po' l'emblema. È chiaro che bisogna pensare a una ristrutturazione generale dell'impianto del sistema Italia, però pensare che con le province si eliminano gli sprechi e i costi della politica è totalmente una fesseria, perché forse si risparmia qualche gettone per i consiglieri, ma rimangono dei problemi che adesso poi ci diranno questi professori come risolvere. Cioè il personale, per esempio, dove andrà a finire? Credo che ci saranno dei costi aggiuntivi per degli oneri maggiori a carico, per esempio, delle regioni, qualora dovessero andare in carico alle regioni. Staccare la spina senza una programmazione permette cose aberranti, tipo faccio l'esempio di Roma, la provincia di Roma ha fatto partire un'operazione immobiliare piuttosto notevole, e ci troviamo tra un anno, due anni, un immobile acquistato o comunque con una serie di permute, che insomma un'operazione molto complessa. La provincia, che è un ente che però chiuderà, si trova tra un anno con una sede nuova, cioè cose senza senso. Io credo che bisogna andare a colpire i costi veri della politica, intanto i furbi, e questo c'ha ragione Teodoro, controllate i vostri eletti tutti, la che vita fanno, come vanno in giro, perché Roma, anche se è una città importante, grande, alla fine è piccola, ognuno di noi che frequenta un po' la politica, che dà il proprio voto, che esprime la propria preferenza, si può accorgere, anche collegandosi con i siti, con delle amministrazioni, cosa fa il politico che ha eletto, se lavora bene e se magari il giorno dopo che è stato eletto ha uno stipendio di 30.000 euro e fa il furbo con i rimborsi. Queste cose bisogna colpire, purtroppo queste cose sono state tollerate per troppo tempo, fino a pochi giorni fa, e queste cose hanno poi fatto sì che, insieme ad altri fattori come la legge elettorale, che la gente si allontanasse, cioè se la gente di fatto si è allontanata dalla politica. Io credo che l'obiettivo principale di tutti, di noi ma anche di tanti giovani che continuano a voler militare in tanti schieramenti politici, sia quello, appunto, il compito principale è quello di riavvicinare la gente alla politica, di far capire che la politica è buona, è una cosa importante per tutti, perché la politica si occupa ogni giorno di cose che riguardano tutti i cittadini, per cui è importante cercare di riavvicinare la gente alla politica. Credo che con una buona legge elettorale nuova questo potrà essere senz'altro fatto. Credo che la gente dovrebbe controllare di più, appunto, come diceva Teodoro, i propri eletti, vigilando non solo, ecco, appunto, sui casi più sospetti, ma anche vigilando proprio sull'attività. Cosa fa il proprio eletto? Fa le interrogazioni, fa delle proposte interessanti, oppure non interviene neanche in consiglio, non fa niente. Insomma, ci vuole anche un contributo attivo dei cittadini. E poi credo che bisognerà, specie nei partiti più grandi, avviare un dibattito sul ruolo dei partiti, perché
Io l'ho sempre, ho fatto tanti convegni su queste cose, su questo argomento. I partiti rimangono semplici associazioni di diritto privato, pur percependo di fatto finanziamenti pubblici, e non c'è nessuna norma che garantisce che all'interno la volontà si formi in maniera democratica, che ci siano all'interno procedimenti democratici. Teodoro ha una lunga vita politica, quindi forse ci potrà dire se la democrazia era garantita o è stata garantita sempre del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale e comunque negli altri partiti che stavano in Parlamento, però credo che la risposta sarà difficilmente una risposta positiva. Dobbiamo riavvicinare la gente alla politica, adesso c'è veramente una brutta aria, noi dobbiamo colmare questo divario. A questo si riallaccia il discorso della riduzione del numero dei parlamentari, quindi ecco, anche lì sarebbe una forte riduzione. Io chiedo scusa, ma l'onorevole Bontempo non è solo assessore alla regione, ma anche il presidente della destra di cui è il segretario l'onorevole Francesco Storace. Quindi adesso chiederemo anche in virtù di questa carica alcune domande. E quindi io vorrei dire, cioè, non vedo però fatti positivi per cui si parla. Cioè, è possibile che per ridurre c'è bisogno di tempi biblici? Noi abbiamo, Teodoro potrà rispondere meglio perché è stato parlamentare per molte legislature, noi abbiamo un sistema che è previsto per Costituzione in questo modo, e quindi i numeri sono dati dal bicameralismo perfetto, è sanzionato e previsto nella nostra Costituzione. Il numero dei parlamentari altrettanto, bisogna intervenire. Forse una volta noi avevamo proposto insieme ad altre forze politiche un'assemblea costituente, forse quella sarebbe l'occasione migliore. Forse Teodoro però su questo può essere più, secondo lei, quanti anni col bagaglio storico. Ma intanto questo da chi ho osteggiato. La sua domanda mi stimola andando a fare un'osservazione. È morto l'altro giorno, un po' offuscato dalla morte di Don Berzè, Mirko Tremaglia. Io e Mirko Tremaglia avevamo un forte legame politico, poi lui ha fatto delle scelte diverse dalle mie. Però, insomma, la forza di un uomo che ha dedicato 50 anni della sua vita per il voto degli italiani all'estero, non solo il voto, ma per lunghi anni è stato l'unico personaggio della politica italiana a girare il mondo intero per mantenere in piedi questo orgoglio di italianità. Spesso noi lo prendevamo in giro perché lui faceva cose miracolose all'estero, però poi quando si andava a votare con i padronati, eccetera, gli altri partiti prendevano più di quello che rappresentava lui, quindi lo prendevamo un po' in giro. Però insomma, alla fine uno può condividere o no la legge che ha portato alla elezione dei parlamentari italiani all'estero. Quando fece il ministro, fece una cosa memorabile all'altare della patria, fece l'appello a tutti i grandi imprenditori del mondo per dimostrare il genio italiano, vennero a Roma e insomma per dimostrare quale relazioni poteva avere il nostro paese. Lo cito per dire che ci è voluto 30 anni per cambiare. Lui quella battaglia l'ha fatta sia quando governava il centro-sinistra che il centro-destra. E ci è voluto 30 anni. Ora, non è il problema, vedete, la Costituzione italiana, ma non lo dico adesso, l'ho sempre detto, anche quando avevo il ruolo di membro dell'ufficio di presidenza della Camera, la Costituzione non si cambia a pezzi. Questa Costituzione, io sono un uomo contro, voglio dire, la Prima Repubblica, con lealtà, ma riconosciute da tutti, le mie battaglie sono state terribili contro il sistema partitocratico. Ma ha retto 50 anni, 60 anni. Allora, fare le riforme come iniziò il centro-sinistra, perché loro hanno iniziato, quando fecero la riforma del capitolo quinto della Costituzione a 10, quindi un mese prima della campagna elettorale. La Costituzione non si riforma a pezzi. Allora, i deputati sono 630, vogliamo fare 200, 100, 50, non importa, non è quello il problema. Il problema è
se noi siamo ancora una repubblica parlamentare o una repubblica presidenziale. Oggi viviamo un regime ibrido, perché si vota come se fosse una repubblica presidenziale, cioè con il nome del candidato premier scritto sulla scheda, e poi si impazzisce perché ci si accorge dopo che il potere vero ce l'ha il Parlamento. Il Parlamento che nomina i giudici della Corte Costituzionale, è il Parlamento che nomina i giudici al Consiglio Superiore della Magistratura, è il Parlamento che elegge il Capo dello Stato e via via. Ora si innesta un terzo fenomeno. Il capo dello Stato, che non è più parte terza di garanzia in assoluto della Costituzione, ma che diventa quasi parte in causa, con stile, con... Io Napolitano ho avuto modo, lui è stato per alcuni anni presidente della Fondazione Camera, di cui ero membro del Consiglio d'amministrazione, quindi abbiamo lavorato, è una persona affabile, stimabile nei comportamenti. Non ci si deve mai dimenticare comunque della storia degli uomini, quindi anche non solo il suo passato di sinistra, ma il suo passato di difensore di un certo tipo di sinistra più integralista. Ecco. Ora però lo dicevo perché, non per mancanza di rispetto, ma insomma ogni cosa deve stare al suo posto. Ora, Napolitano interviene per sopperire a un voto della politica? È possibile, ma non è questo il sistema che abbiamo. Il capo dello Stato, quando va in crisi un Parlamento, una maggioranza, deve rinviare alle Camere lo stesso o un altro che deve avere la fiducia delle Camere per fare il Presidente del Consiglio. Questa operazione Monti, comunque la si voglia vedere, è un arretramento indecente della politica. Se la meritano, certo, di più, no? Lo diceva Almirante, per chi era accusato di atti di violenza a destra, non un ergastolo, tre ergastoli, no? Se lo meritano, non c'è dubbio che se lo meritano. Però vogliamo riflettere quale sistema stiamo, si parla di legge elettorale. La legge elettorale, se lo ricordi, grande editore Lucarini, deve seguire la riforma costituzionale, non la può anticipare. Prima si deve dire quale repubblica, quali poteri, quali ruoli, quali funzioni, come si eleggono le massime cariche dello Stato, come si articola la ingegneria costituzionale e poi dire quale legge è la migliore a supporto. E solo questo condivido, noi da sempre avevamo indicato questa strada, quando dico noi, perché io in questa diaspora non riesco a fare distinzioni se non quando nell'esercizio delle mie funzioni di presidente della destra, ma voglio dire, l'assemblea costituente era l'unica che svincolava le riforme costituzionali dalle pastoie quotidiane dei ricatti della partitocrazia. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì. Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto. Da dove si chiama? Dunque io chiamo da Arce. Ah, da Arce, in provincia del Frosinone. Oh, sì, esatto. Sono Massimo De Santis, il dottor Lucarini mi conosce molto bene. Ah, buonasera, è un poeta che ha vinto. Io ci devo andare tra qualche giorno a inaugurare la sede dell'Avis, se vuoi venire. Allora, se invitiamo signor De Santis, se lei abbassa la televisione, se no c'è il ritorno. Sì, stiamo abbassando. Ecco, perfetto, già va meglio. Sì, Arce è una cittadina molto graziosa in provincia di Frosinone. Sì. E signor De Santis, noi abbiamo fatto un premio di poesia e lui è stato il primo a vinto questo premio. E io, proprio perché ebbi all'inizio una discussione col direttore del Borghese, appena preso nel 2007, col dottor Claudio Tedeschi, che saluto, e gli dissi: d'accordo direttore, però sul Borghese ci voglio due pagine di poesia. E lui mi disse: la poesia col Borghese che c'entra? Io dico: la poesia sta bene ovunque, perché credo che possa aiutarci a vedere le cose in modo un po' diverso, un po' meno catastrofico, ma soprattutto accorgenti ripara sempre amore. Ecco, allora De Santis, visto che ci ha chiamato, se vuol fare delle domande ai nostri ospiti, però poi prima di andare via ci legge una sua poesia.
Così facciamo come nel Borghese, alla fine del numero, del numero che è appena uscito, ci sono sempre due pagine di poesia. Faccia la sua domanda a chi preferisce. Sì, dunque, la domanda Piuttosto, che... come vanno le elezioni a Arce? Viene governata dalla destra o dalla sinistra? No, adesso diciamo c'è un centro-sinistra, diciamo. Sì, è Vabbè. centro-sinistra, giunta il centro-sinistra. L'onorevole Bontempo verrà ad Arce, ha detto, a inaugurare la sede dell'Avis. Se lei ci va, che giorno è, onorevole? Io già... Credo il 14, adesso non sono Vabbè, l'idea, comunque lei ad Arce lo vedrà, però a monte di saperlo. comunque già ho avuto modo di vederlo a Frosinone lo scorso anno, il dottor Bontempi, Prego. Tempo. A Tempo. Rotel Cesari l'anno scorso praticamente. Perfetto, faccia la sua domanda allora, intanto, Ora, e poi io ci vorrei legge sapere una una poesia. cosa, perché in pratica in questo momento di crisi enorme c'è, oltre ai tanti problemi, tra cui quello dell'abolizione delle province, che io sono d'accordissimo, no? Ma c'è un altro problema che vorrei affrontare e fare la domanda a tutte e due. Ma perché esiste la destra e perché esiste il PDL? Cioè, che cos'è che differenzia questi due partiti? Cioè, in modo così insanabile da dover creare due strutture e da dover praticamente seguire due strade diverse per poi rincontrarsi sui tavoli delle trattative. Perché? Cioè, se destra è uno e destra è l'altro, perché ci sono queste differenze? Questo non lo riesco a capire. Vorrei chiedere a tutti e due i presenti una risposta in questo senso. E vorrei aggiungere un'altra cosa. Non è vero che il costo delle province non influisce, mi dispiace per l'assessore del PDL, ma che sicuramente può darsi andrà a perdere la poltrona, mi dispiace. Però c'è un detto in provincia di Frosinone, non so se è valido anche a Roma e in tutta Italia, che tanti niente fecero crepare un asino. Ecco, capito? Ok, Quindi questa... allora. quello è un costo, quello delle province se ne potrebbe fare a meno. Allora, andiamo alla domanda di prima, la differenza tra Senti, destra e aspetta, allora, sinistra. prima che lei va via, intanto loro, se lei ci legge una sua poesia breve, se non altro quella che ha vinto il concorso, se ce l'ha a portata di mano. Sì, sembra che ce l'ho a portata di mano. E Allora, poi un attimo aspettiamo solo. le risposte. Sì, allora, dunque questa poesia è intitolata Il rimorso, che è sul mio libro, quello Tramonto Bianco, che presenterò in provincia di Frosinone il 29 di questo mese, alla Villa Comunale. Dunque, è questa qui, Il rimorso. Non nuoce tanto il rimorso quanto il perché. A nulla sono valse le idee. A nulla i pensieri, a nulla le esperienze. Come un abisso ingoia le idee peccaminose, così il rimorso percuote la mia anima, affogo in un mare di odio e di rancore. Tremiti mi dilaniano la pelle, ossessioni offuscano il pensiero. Persisto alla vita perché sul mio libro è tarda la notte. Grazie, Santi, è molto bella la poesia. Io faccio, poi dopo di lui vi faccio una domanda. Perché non si trova un politico che sposa la poesia e l'ama come l'amo io? Sono 15 milioni di persone che scrivono poesia. Sarebbe il più io vi saluto tutti grosso quanti, partito grazie. d'Italia. Vi saluto tutti quanti, aspetto la risposta. Grazie. 1970, quando l'Italia viveva quei contrasti terribili, di scontri giovanili. E la militanza politica, insomma, era una militanza rischiosa e coraggiosa, perché oggi è un povero disgraziato di consigliere del PDL, un tale Foschi, che dice che io sono andato all'ospedale di Ostia, all'ospedale Grassi, anziché andare agli ammalati, mi sono incontrato con i medici, eccetera. Allora, oggi gli ho ricordato a questo poveretto che nel 1970 io sono stato arrestato a Ostia sulla via del mare perché facevo i blocchi stradali per far
costruire l'ospedale a Ostia. Ecco, quando lui sarà capace, questo uno di fare una cosa del genere, non perché sia un merito in assoluto, però in una zona dove c'è l'aeroporto, c'è il mare, ci sono 200.000 abitanti, non c'era l'ospedale, e io manifestavo. Tra le tante manifestazioni ci fu una manifestazione sulla via del mare e fui arrestato con le manette ai polsi. Ecco, per dire, ma questo c'entra nella risposta che si diceva, perché vedete, perché c'è una destra e perché c'è un PDL. Io, anche per rispetto all'amico qui presente, non entro nel merito profondo delle scelte. Io voglio dire semplicemente questo: io sono nato nel Movimento Sociale Italiano. Per me il Movimento Sociale Italiano era la libertà. E quando ho fatto politica, fino dirigendo i giovani di Roma del Movimento Sociale, mai avrei pensato di poter diventare deputato o cos'altro, proprio era lontano, non erano quelle le nostre aspirazioni. Eppure vivevamo quella stagione rischiosa, ma con una grande carica di vitalità. E perché no? Il Movimento Sociale nacque dai vinti della Repubblica Sociale Italiana. Molti di quelli che poi hanno fatto i saltimbanchi, quando dovevano chiedere le preferenze, ecco le preferenze, no? Andavano da quelle persone. Io invece i voti, ero il più votato a Roma, li andavo a prendere nelle borgate e facendo delle battaglie politiche e sociali. Allora, quando si è avvicinato Berlusconi è stata una grande opportunità per fermare quella cosiddetta gloriosa macchina da guerra di Occhetto. Le sinistre ormai stavano al potere e Berlusconi rappresentò un'opportunità. Nel 1994 il centrodestra improvvisamente vinse le elezioni. Impreparato. Ma le vinse, non è che le vinse Berlusconi, che allora... La credibilità, io dico sempre, l'ho detto anche a Berlusconi, che insomma voglio dire c'è sempre stato un ottimo rapporto, nonostante le scelte diverse. Noi siamo stati la sua cartina, il suo accredito, perché eravamo il partito presente su tutto il territorio, partito dalle mani pulite, partito dalla coerenza, al di là anche delle stesse idee, tant'è che appena è caduto il muro, i muri, e in Italia si è votato in libertà, il Movimento Sociale Italiano a dicembre del 93 prese il 32,5% dei voti, quindi senza mediazioni. A Roma? A Roma, il 25% a Napoli, il 27% a Catania, vabbè, oltre il 20% a Palermo, primo partito a Bolzano, cioè di colpo caduto i muri, il Movimento Sociale Italiano, che era un partito del 5%, esploso in termini elettorali. Ora, tutto questo e la nostra posizione politica oggi, la cosa che fa più rabbia qual è? Aver vinto politicamente, perché è caduto il comunismo, è caduta l'aspirazione del comunismo. Aver vinto dal punto di vista della politica economica, che noi dal Movimento Sociale Italiano abbiamo sempre criticato, spinte estreme di liberalismo, di liberismo e di capitalismo, sempre. Non c'è passaggio dei nostri documenti congressuali. Noi che abbiamo vinto sulla crisi della politica che è arrivata, guarda caso siamo degli orfanelli dispersi, eccetera, eccetera. Allora, il PDL doveva rimanere, secondo me, Forza Italia, o come si volesse chiamare, perché la forza erano le identità diverse, con un minimo comune denominatore che era non essere politicamente a sinistra, che rappresentavano delle ricchezze, non dovevano vederlo come legacci,
perché ognuno, l'UDC rappresentava l'eredità del mondo della DC cattolico, il movimento sociale, AN rappresentava la continuità di quel tipo di destra sociale, e Berlusconi con Forza Italia rappresentavano i ceti emergenti, tecnocrati e i ceti medi che per la prima volta, grazie a Berlusconi, entrarono in politica. Questa era la forza del cambiamento. Finire tutti in un calderone indistinto dove si convive con frasi che poi quando le senti gli italiani dovrebbero tirare le scarpe. Allora, cultura laica e cattolica, ma se uno è laico non può essere cattolico, se stanno insieme qualche caccio d'imbroglio ci sarà. Cultura socialista e liberista, ma sono due concetti del mondo diverso, quindi stare in uno stesso posto. Hanno imitato il peggior periodo della DC, non quando la DC era ricca di spinte ideali. E lei ha detto una cosa molto bella, di cui purtroppo non si è più tenuto conto. La politica non può essere separata dalla cultura, perché è la cultura che lega la politica ai valori e ai principi. E i principi e i valori di cui adesso tutti parlano, i valori se non poggiano su dei principi non sono nulla. Ecco, quindi cultura e politica insieme, ognuno deve avere i voti per quello che rappresenta nella società cercando di aumentare i propri consensi, e il centrodestra, se si vuole ancora salvare, e così come avrebbe dovuto fare quando è nato il centrodestra, una federazione dei partiti di centrodestra, perché ci sia un unico indirizzo che insieme si sceglie, ma anche la valorizzazione delle identità che sono una ricchezza della politica. Grazie onorevole. Lei? Sì, ma io intanto voglio precisare che parlo ovviamente da un livello diverso rispetto a quello di Teodoro. Teodoro è presidente di un partito, è stato un dirigente per tanti anni del Movimento Sociale, di Alleanza Nazionale, quindi io sono ancora un, diciamo, posso esprimermi soprattutto per alcune fasi come militante, come un esponente, diciamo, eletto ma locale. Io quando venne fatto, si prese la decisione di fare il PDL, che ricordo fu una decisione, diciamo, io non c'ero perché non ero abilitato ovviamente a decidere una cosa del genere, ma fu presa distinto così. Ero tra quelli, vedevo favorevole un partito, un grande partito di centrodestra, purché però dopo si avviasse una strutturazione seria e concreta del partito. Teodoro ha detto delle cose importanti prima, però credo che alcune delle cose che ha detto forse si riallacciano a quella questione che avevo sollevato prima, cioè la vita all'interno dei partiti. Cioè io credo che possono anche convivere all'interno di uno stesso partito delle posizioni, non dico contrastanti, ma comunque diverse. Il problema è che molto spesso non c'è una camera di compensazione che esprime poi effettivamente la linea maggioritaria di un partito, cioè non ci sono dei luoghi, o meglio sono sempre più rari i luoghi in cui si media tra le posizioni di militanti, iscritti, e si ha una linea poi comune. Molto spesso in tutti i partiti, credo, la linea magari che viene seguita non è la stessa che seguirebbero gli eletti o i dirigenti. Questo è il grande problema, secondo me, di questi 50 anni, 60 anni. Bisogna fare in modo che vengano garantiti all'interno dei partiti, di tutti i partiti, dei processi democratici che consentano a tutti di esprimere la loro idea, ma soprattutto si impedisca di fatto la frammentazione, perché chi non vede riconosciuto il proprio ruolo, chi non ha garanzie di democraticità all'interno di un partito, poi prende e ne fa un altro, ovviamente. Quindi secondo me questo, Teodoro, tu hai una grande esperienza anche parlamentare, io ho sempre sostenuto che questo era uno ed è e rimane uno dei problemi più importanti,
Problema che è stato ovviamente oggetto di studio sia nell'Assemblea Costituente, ma poi è stato oggetto ovviamente di studio nelle varie commissioni che hanno tentato di riformare la Costituzione, ma che non ci sono riusciti. Il metodo democratico all'interno dei partiti, lo status giuridico dei partiti e dei sindacati. Voi pensate, i sindacati sono come i partiti, per esempio, ma a differenza dei partiti c'è una norma che prevede e rimanda una legge nazionale, la regolamentazione che non c'è mai stata, e quindi anche i partiti sono di fatto, anche i sindacati, che sapete quello che gestiscono e sapete l'importanza sociale, economica che hanno, sono di fatto semplici associazioni. Quindi credo questo sia il primo passaggio. Il secondo passaggio, io mi auguro, chiaramente siamo alla fine forse di un ciclo politico, mi auguro che ci sia una fase di riflessione da parte di tutti i leader per cercare di portare avanti quei valori che ci vedono poi sulla stessa linea, perché molte delle cose e dei valori che segue Teodoro Buontempo sono i miei e sono quelli di tanti dirigenti del nostro partito. Quindi mi auguro che ci sarà, prima della prossima stagione elettorale, una fase, un pensatoio comune in cui elaborare una strategia comune. Volevo rifarmi poi ovviamente alla telefonata del poeta. Sono d'accordo che è vero, tanti niente non ha, come diceva, tanti niente non ammazzano un asino. Però credo che bisogna cercare davvero quali sono i costi della politica e andare, si è sbagliato per troppi anni a tollerare sperperi di ogni tipo, di ogni natura, nelle aziende municipalizzate, in tutto quello che è stato l'amministrazione locale. Le province, sono d'accordo con lei, così com'era e com'è il nostro sistema, servono a poco, però ecco, non pensiamo che abbiamo levato le province, abbiamo eliminato gli sprechi e i costi della politica. Non è così. Chi vi vuol far credere questo non è in buona fede. Io vorrei intanto ricordarvi, l'altro giorno c'era, proprio per la morte di Mirko, che vorrei salutare Marcello Veneziani, che sul giornale ha fatto un bellissimo articolo in ricordo di Mirko e l'ha terminato con scritto "facciamo un presente a Mirko Tremaglia", e sono d'accordo e vorrei che tutti insieme lo facessimo. Ma a parte questo, lui disse, ha scritto i paradossi di Mirko Tremaglia. Uno, accettare la cura termale di Fiuggi, e lui l'ha accettata e l'ha sposata. L'altro era quello di aver accettato Futuro e Libertà, gestito, dice Veneziani, parole sue, dal Becchino, che ha ucciso tutti e tre i partiti, dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale, e questi Marcello li ha chiamati come i paradossi. Però è stato un grandissimo uomo, ha perso il figlio Marzio, quindi lo dobbiamo ricordare con molto molto affetto e molta molta stima. Io invece vorrei proprio cercare di capire le correnti, secondo voi, perché tutti parlano male di queste correnti, però perché all'interno del PDL non si può fare una corrente identificativa precisa in cui, prima di dover creare un partito, come diceva giustamente lei, che poi arriva un momento, uno degli onorevoli discute, litiga, prende, esce, sbatte la porta e fa quello che ha fatto poi Storace all'Hilton, no? Una certa frattura. Quindi, ecco, mentre le correnti potrebbero ricreare all'interno del PDL una identificazione diversa, ma sempre insieme, per carità di Dio, oppure, come diceva lei, si forma una federazione, che era stata auspicato e tutti quanti a fine glielo chiesero prima di entrare proprio nel PDL e annullare e distruggere l'Alleanza Nazionale, fare quello che ha fatto la Lega con il suo simbolo e mantenere tutta la struttura di Alleanza Nazionale, il legame col territorio, le proprie sedi, le proprie federazioni, eccetera, eccetera. Ecco, è da lì che nasce poi, tanti colonnelli sono entrati nel PDL, hanno lasciato Alleanza Nazionale, ma che difficoltà ci sarebbero a ricreare delle correnti, secondo lei? Ma intanto vorrei dire questo. Se sono solo negative, perché che io ho sentito intanto solo giudizi vorrei negative. Dire questo, colgo l'occasione, la ringrazio, che la destra, la nostra destra, quella che è nata con
me presidente, Storace segretario, il 4 di febbraio terrà una manifestazione, si spera, grande a Roma. Una manifestazione perché è il momento di scendere civilmente in piazza per dimostrare che non tutti ci stanno. Da Monti ai Tre Monti la salita aumenta. E il fatto che il PDL, cosa vi distingue? Insomma, santo Dio. Il PDL ha vinto le elezioni e l'ha vinto con una maggioranza schiacciante. È vero che c'è stata la diaspora di Fini, il quale Fini, che chiede dica lei, secondo le osservazioni, lui si è precipitato lì perché si doveva far contare alle elezioni politiche e gli errori fatti, accumulati, avrebbero portato a indebolire AN. Eravamo nati anche noi il mese di luglio, prima della crisi del governo Prodi, eccetera. E quindi noi scendiamo in piazza perché? Perché non vogliamo fare una distinzione netta. Una cosa è stare nella coalizione, siamo rientrati nella coalizione. Non subito, perché c'è stato il veto di Fini. Sì, allora, sì, ma ci è costato il gruppo parlamentare, noi siamo l'unico partito senza gruppo parlamentare. Però a molti è venuta la crisi d'astinenza, noi non abbiamo smesso un giorno di fare politica. Perché questa distinzione? Perché o la democrazia la difende o non la difendi. Non puoi consentire che le forze politiche che hanno vinto le elezioni non solo vengano accantonate, ma che addirittura devono votare i provvedimenti senza consultazione, non lo dico io, l'ha detto Gasparri, altri, senza consultazione, e devi votare dei provvedimenti. Non solo. Ma è questo il governo della destra? Cioè il governo che si mette in ginocchio di fronte all'Europa centrale, Francia e Germania? Alla Merkel. Berlusconi aveva un senso in politica estera. C'è stata o no la telefonata? Ma insomma, Gasparri, la accerteranno. Gasparri, ho sentito una sua reazione. L'accerteranno gli storici. È stato veramente però, vede, forte contro lui. Io anche la sua cortese, giusta provocazione da giornalista, qual è curioso e qualificato qual è, io non entro nel merito flip, lit, lo eccetera, cioè, capito? Perché è una vergogna quello che è successo. Cioè questa destra era la vera alternativa, cioè Berlusconi era una opportunità. La scelta strategica era la destra. Io fui contro persino ad AN, cioè io sono stato in purgatorio 2 o 3 anni, perché Mirko l'ho onorato, mi pare, pubblicamente, ma insomma senza il suo ordine del giorno forse il congresso di Fruggi sarebbe andato, avrebbe preso un altro percorso. Però voglio dire, se come fa chi viene da quel mondo e da quelle radici a votare provvedimenti dei banchieri, dei vampiri messi alla vigilanza dell'Avis, i quali sono i veri responsabili. Cioè, ecco, ma ci rendiamo conto di una cosa: finora, fino a qualche giorno fa, prima del governo Prodi, c'era una crisi internazionale. C'era la crisi della finanza. Del governo Monti, no, Prodi. Prima del governo Monti. C'era la crisi della finanza. C'era la crisi degli investimenti parassitari, c'era la crisi delle speculazioni bancarie, ma la società italiana viveva alla grande. Voi andavo la sera in televisione, vedevo la televisione, sembrava il cataclisma, poi in realtà le macchine camminavano, la gente c'era e via via, si vive. Hanno pagato il prezzo più alto i giovani e gli artigiani, perché hanno, ma quelle che verrà. Allora, oggi che si entra nelle tasche degli italiani per pagare i debiti delle banche, oggi inizierà la crisi vera. Perché che rimetti in piedi un paese se tu al cittadino gli togli fino all'ultimo euro e non può comprare, non può investire, non può, deve cambiare il sistema di vita? Oggi che tu ogni passo, la casa. Ma voi vi rendete conto? Non l'hanno raccolta perché questi
politici, beata a chi si ritiene, insomma, non lo so. Io ho fatto presente che l'ATER, cioè l'azienda che costruisce case popolari, deve pagare l'ICI, quindi la regione finanzia, le ATER costruiscono case, queste case vengono date ai comuni per la loro emergenza abitativa, i comuni le gestiscono e le assegnano e l'ATER deve pagare l'ICI al comune. Beh, insomma, è una cosa da paranoia, no? Sapete quanto costa a Roma? L'ATER di Roma deve pagare 20 milioni di euro l'anno perché è proprietario di 56.000 appartamenti, dove non abitano i consiglieri regionali o gli assessori, abitano cittadini con un reddito al di sotto dei 20.000 euro. Ecco, questo è il paradosso. Allora, come si fa se far pagare alla gente comune le speculazioni parassitarie, non tenere conto del ruolo perverso della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea che stampa denaro, e quel denaro è un debito per ogni cittadino. E come non rendersi conto che l'Europa ha impoverito l'agricoltura, la zootecnia, che ci fa fare solo dei luoghi a picnic, mezzo a dei boschi, che manca il genio militare, i Marines non li ritrovano dove ce li fanno fare, però non ci aiutano per la scuola, per l'investimento nelle università, perché ci vogliono paese di serie B. No, onorevole, io ho fatto una domanda diversa. Prego, cioè, le correnti sono utili, bisogna ricrearle all'interno del PDL per ritornare alla nostra identità, no, però, o l'identità è stata annacquata? Questo mi interessa. Scusate, le correnti, se sono in un partito che ha un unico disegno strategico, sono una ricchezza. Se sono in un partito dove i disegni strategici sono diversi, diventano dei gruppi di potere, ma è una mia valutazione. Lei? No, perché io, c'è Gasparri tanto, che io all'interno... Intanto volevo rilasciare quello e che dice Dodoro, ma sempre... Alfano, secondo lei, riesce a sostituire l'immagine e la forza di Berlusconi? Allora, intanto velocemente, perché quello che dice Dodoro è importantissimo, soprattutto perché... C'è un dato storico importante, Dodoro ha fatto di tutto, il consigliere comunale, il parlamentare, sì, infatti, io lo ascolto veramente sempre con fascino, con fascino e con rispetto. Allora, mi intanto... permette, il prossimo lunedì ci dovrebbe essere Donna Assunta, semmai bell'incontro Donna Assunta e Teodoro. Allora, intanto il fatto, riallacciandomi a quello che diceva Teodoro prima, le differenze, io credo che questa situazione purtroppo sì, banche, banchieri... Però diciamo, c'è sicuramente un responsabile ed è sono coloro che hanno votato per tanti anni le finanziarie che ci hanno poi portato ad avere un debito pubblico spaventoso. Teodoro probabilmente, anzi sicuramente, contro quelle, a quelle finanziarie ha sempre votato contro perché era opposizione. Però noi ci troviamo purtroppo in questo stato e c'è un'intera generazione che pagherà questi danni e li pagherà per anni, sono intere generazioni, ci troviamo in questa situazione, in questa emergenza, soprattutto per un debito pubblico che ci ha messo con le spalle al muro. Le correnti, io credo che se le correnti sono dei luoghi in cui si pensa, si fa politica, si approfondisce, possono essere delle cose utili e sono anche fisiologiche ai partiti. Se le correnti diventano dei luoghi di prevaricazione, di prepotenza, di luoghi in cui si sistemano e si mandano avanti gli amici degli amici, indipendentemente dai meriti, dai percorsi, dalla fedina penale, pure insomma, dal certificato penale, allora lì diciamo diventa una cosa negativa. Le correnti sono fisiologiche, credo, dei partiti veri, perché dovrebbero essere dei luoghi in cui si pensa, si tracciano linee. Di sensibilità diverse. Però ecco, purché non diventino solo ovviamente un luogo dove coltivare degli interessi di persone, ma devono essere prima dei luoghi di idee e poi anche eventualmente di interessi, ma prima dei luoghi di idee. Alfano siamo partiti, stiamo con una grande speranza di vedere costruire il partito, sono iniziati i congressi locali, si avrà un vero partito quando si garantirà il ruolo dell'iscritto, del militante e si potranno votare tutte le cariche elettive e saranno garantiti i luoghi di dibattito. E le primarie secondo voi? Le primarie sarebbero per me introdotte per legge. E voglio dire, lei ha chiesto di Alfano, io lo conosco bene, abbiamo fatto un memorabile viaggio insieme in Israele, una persona a modo, per bene,
Ma questo è il male del berlusconismo, lo dice uno che è alleato con Berlusconi, è che è stato il male del veltronismo che ha distrutto le idee a sinistra. Pensare di mettere a capo del primo partito d'Italia una persona, perché lo decide cinque persone, gli uomini del monte, è una follia politica. Per diventare capi di un partito bisogna avere una selezione dal basso, una fiducia. Quale primarie? Uno nasce dal basso, poi diventa leader. Perché diventa leader? Perché viene riconosciuto al leader. Io voglio dire, è una persona alla quale lascerei il portafoglio, la giacca, i documenti. È una persona per bene, Alfano, ce la metterà tutta. Ma non si riesce a governare una situazione politica complessa come questa se non vieni dal basso, dove deve nascere la politica. Però oggi anche alla Regione ci sono stati veramente, non si è parlato più di meritocrazia, ma si è parlato di meriti di altra natura, di letto, di amicizia, di parentela. Dove? Alla Regione. Alla Regione. Non mi risulta. Non fra gli assessori, mi aggiorni. Fra le elezioni, quando ci siamo presentati alle elezioni, di parentele varie. Ma quello è sempre lo stesso metodo che si sceglie dall'alto. Così è successo anche al comune, così è successo in altre. Quando fra i valori della destra di selezione dal basso, uno dei valori sarebbe avvenuta una cosa del genere. Uno dei valori importanti era proprio la meritocrazia, che è stata annullata in qualsiasi momento. E se mi permette l'onorevole Bontempo, io dal 62 che stavo nella Giovane Italia aderì a questo e ho lottato ferocemente con tutti quelli della sinistra perché ci accusavano che noi non eravamo dei ladri, tra virgolette, perché stavamo all'opposizione. Dice, vedrete se andrete mai al governo. E in effetti alcune cose, alcuni tratti negativi li abbiamo avuti. Ecco, cosa si può fare per annullare tutti questi malefici? La questione della onestà è come il coraggio. Ma quella si compra al mercato. È come il coraggio, non si compra al mercato. Finché qualcuno non te lo mette in mano i soldi, non puoi dire se sei onesto. Ah, certo. Cioè, allora non è vero che... Se uno diceva che ognuno di noi ha un punto di fusione. Che il MIS non aveva potere, perché il MIS faceva una grande opposizione. Io a Roma, contavo più allora che non ero assessore che adesso, tanto per essere esatto. Perché svolgevamo un ruolo importantissimo e avevamo i consiglieri nelle ASL, avevamo i consiglieri al Teatro dell'Opera, al Teatro di Roma, eppure erano con le mani pulite. Perché? Perché se la politica non è legata ai principi certo, e diventa un mercimonio, una convenienza personale, si abbassa la guardia. Siamo in chiusura, io ringrazio, starei altre tre ore a parlare, ma purtroppo il tempo è tiranno. Allora ringrazio l'onorevole Scotto Larvina. Grazie a lei, spero di avere ospite ancora, e l'onorevole Teodoro Bontempo, che ci aiuta sempre a vivacizzare queste trasmissioni. E diciamolo, viva il Borghese, no? Viva il Borghese, che è un giornale che spero di riuscire a riportare ai grandissimi livelli in cui è stato con Leo Longanesi e con Mario Tedeschi. Grazie a voi tutti, lunedì prossimo, buonasera, buon anno a tutti voi, seguiteci, continuate a seguirci.